Bene, rieccoci. Nello scorso video abbiamo affrontato l'argomento del cluster, ora vediamo una tecnica che deriva dal cluster ma ne differisce per alcuni aspetti, ideata dal professor Massaroni che ho anche intervistato nel mio libro The Secret Book of Old School Training. Col grafico andiamola ad affrontare con la lavagnetta alle mie spalle. Allora, le serie interrotte sono dette così perché, così come il cluster, sono serie in cui le ripetizioni sono intervallate tra di loro da pausa di recupero. Di solito le serie interrotte vanno fatte fra il 70 e l'85% della one repetition maximum, quindi di una ripetizione massimale. Le ripetizioni devono essere fra le 5 e le 12. Vediamo un caso pratico, quello detto proprio, spiegato proprio dal professor Massaroni in una slide sul sito della NAMBA. Usi l'80% del tuo massimale e fai 5 ripetizioni. Recuperi tra 20 e 15 secondi, poniamo 20 secondi, e affronti altre 5 ripetizioni. Recuperi altri 20 secondi e fai altre 5 ripetizioni, e così via fino a quando le 5 ripetizioni non riuscirai più a sollevarle. Le serie vanno fatte con pause di 3-4 minuti e al massimo dovrei fare due serie per esercizio, perché altrimenti diventa un numero spropositatamente alto di serie di serie interrotte. Questo è un buon metodo, però come quello del cluster è un metodo fatto per atleti avanzati o comunque non intermedi, atleti esperti comunque che hanno già alla base diversi anni di allenamento, che riescono a capire bene qual è il loro carico massimale, riescono a sfruttarlo appieno, riescono a avere una buona tecnica e riescono a non sovrastimare il massimale né a sottostimarlo. Quindi questa è soprattutto una tecnica, secondo me, se vuoi specializzarti in qualche gruppo muscolare carente. Provala se vuoi specializzarti e fammi sapere come ti sei trovato. Iscriviti al mio canale, clicca mi piace, condividi il video e alla prossima. Ciao!